Siamo con Raffaele Palazzo, difensore del Mazara. Allora, oggi una gara che ti ha visto protagonista della tua prima doppietta in questo campionato. È un buon punto da cui ripartire per il morale tuo e della squadra in vista di questo difficile finale? Certo, sicuramente. Noi purtroppo quest'anno ci siamo imbattuti in un campionato molto difficile, e sfortunato e difficoltoso. E siamo qui per cercare di portare la barca in salvo. A parte il gol, comunque è sempre bello fare gol a prescindere con chi si gioca. Quindi speriamo comunque di portare il morale su, e penso che piano piano ce la stiamo facendo, e cercare di arrivare alla fine con il bottino pieno dentro per cercare di salvarci. La prossima sarà una partita da dentro fuori con il Rocca di Caprileone. Che partita prevedi e con quale morale la squadra si avvicina a questo incontro? Il morale è sicuramente altissimo, perché nessuno di noi ci sta a perdere e soprattutto a retrocedere. Penso che comunque andremo a trovare una squadra abbastanza forte e molto determinata anche loro a vincere. È una partita importantissima e che vinca il migliore. Noi sicuramente faremo di tutto per portare i punti a casa e cercare di affrontare i play-out qui da noi a Mazara. A proposito di play-out, tra Raffa Dali, Rocca di Caprileone e Pro Favara, chi ti piacerebbe incontrare? Per me una partita di play-out, chi incontri è sempre la stessa partita. Non puoi sperare di incontrare, cioè sulla carta una squadra può essere più scarsa, ma poi fondamentalmente entra il campo e non ci sta nessuno a perdere, quindi è sempre una partita di play-out, è una partita difficilissima. Quindi chi ha più pallottole da sparare, le spara. Siamo con il mister della Folgore Selinunte Pizzitola. Dunque, una partita che ha visto in campo da parte vostra tanti giovani provenienti dal vostro settore giovanile, che però oggi hanno incontrato un avversario molto più agguerrito. Come giudica la prestazione dei suoi al di là di quello che erano i valori in campo? Diciamo che oggi la prestazione non è stata come è stata nelle altre partite. La partita si è messa subito male, perché già dopo 5 minuti stavamo 2-0, quindi per errori banali, banalissimi dei bambini, quindi già si è messa male la partita dall'inizio. Poi oggi, mancando mio fratello, che è la chioccia, il capitano della squadra, che bene o male dà quel qualcosa in più a questi bambini, diciamo che si vedeva in campo che c'era una squadra sola in campo nei primi 20 minuti, infatti la partita, la pratica è stata chiusa direttamente. E noi ormai giochiamo così la domenica, non ci alleniamo, giochiamo la domenica per portare a termine questo campionato, e si cerca di fare quel che si può. Ringraziamo sempre tutti per quello che fanno, perché a Castelvetrano diciamo che quest'anno quello che è successo lo sapete tutti, quindi dobbiamo fare solo un plauso a questi ragazzini che fino ad oggi corrono e stanno facendo chiudere il campionato nel migliore modo possibile. Si sta cercando di programmare per l'anno prossimo, cercando ormai di capire che purtroppo soldi ce ne sono pochi e che si deve ripartire dai giovani, quindi diciamo che penso che quello che si farà l'anno prossimo, e si sta cercando di fare già quest'anno una nuova programmazione. Abbiamo visto oggi una formazione imbottita di giovani, come sta appunto dicendo lei, tra cui Montepiano, che oggi fra le linee si è mosso molto, sono passati dai suoi piedi molti palloni giocabili. Ecco, volevo chiedere se potrebbe essere lui uno degli uomini del futuro per la Folgore, e quali scenari si possano aprire partendo da questa buona base. Questo io non lo so, devo fare un plauso a Montepiano, perché come dicevo poco fa un vostro collega è uno di quelli più anziani relativamente, perché poi anche lui non è che sia della squadra e corre tanto. Sicuramente, come dicevo, l'anno prossimo non starà a me dire su chi puntare, poi questa sarà la dirigenza, però penso che possa essere uno di quelli su cui basare la squadra del prossimo anno, penso di sì. Folgore Selinunte, che anche il prossimo anno avrà la sua guida, mister Pizzitola? Questo lo so, non lo sappiamo ancora, anche se io collaboro con mio fratello, quindi se ci sarà un allenatore sarà mio fratello, che è l'allenatore giocatore quest'anno, diciamo allenatore giocatore, perché come dicevo poco fa non ci alleniamo la settimana, si viene a giocare la domenica per cercare di concludere. Questo spetterà la dirigenza, non so e non mi sbilancio ancora su questo.